Ehi gruppo, un saluto da dottor Palmas e dottor Basile. Saluto, ciao. Oggi siamo a Lisbona, ok? Ci troviamo in Portogallo perché stiamo facendo dei corsi di aggiornamento e cogliamo l'occasione per fargli vedere come vanno mantenuti i denti. Oggi non ci sarà la SOS University in Moldavia, anzi un saluto a tutti i pazienti che magari ci stanno guardando e si trovano in Moldavia. Ci siamo presi del tempo, una settimana, che staremo qua in Portogallo per approfondire quelli che sono i protocolli sia di chirurgia che poi di mantenimento dei lavori che sono molto complessi, come quelli di arcate complete, abitate, che devono, essere poi mantenute negli anni. Posso dirvi innanzitutto che a me piace Lisbona, okay? Si incontrano persone simpatiche. E soprattutto è una città viva, una città veramente giovane. Ieri abbiamo visto la parte storica, stasera invece probabilmente andremo fuori città verso il mare, così vediamo anche la costa dell'oceano. Come si puliscono questi denti? Ok. Ok, cominciamo con l'arcata superiore. Arcata superiore, non l'arcata superiore o premium standard, si puliscono tutte allo stesso modo. Sì. Ricordate che sono come dei ferri di cavallo avvitati, ok? Questi sono dei modellini che vi semplificano la lezione, però fondamentalmente noi non abbiamo nulla di naturale all'interno della bocca. Sono cose artificiali, materiali artificiali, che sono avvitate in maniera permanente nel nostro corpo umano, ma che sono soggette a sporcizia, quindi cibo che si può accumulare, che se noi non andiamo a rimuovere tutti i giorni, c'è il rischio che poi si infiammano i tessuti. Ok, quante protesi hai visto tu dove l'igiene non era stata fatta? Tante, 30, 40, quasi metà dei pazienti. Metà dei pazienti che lui vede ogni mese. Vi posso assicurare, sono pazienti che non riescono, non è che non puliscono, non riescono a pulire. Non riescono a pulire bene. Ok, cominciamo con la parte superiore. Qua abbiamo uno spazzolino speciale per queste protesi. Per l'arcata superiore si pulisce qua, bene, bene, entra qua, Vicino alla gengiva, vicino alla ok? C'è uno gengiva. spazio tra gengiva Gengiva. e protesi, che è lo spazio dove deve entrare lo spazzolino. E questo fallo vedere, è uno spazzolino particolare, perché Sì, non è è un spazzolino sottile sottile. che entra sotto la protesi e pulisce bene. Quindi lateralmente noi riusciamo a inserire questo spazzolino proprio qua Sì. nello spazio senza farsi male, ok? Non bisogna andare Sì. in maniera forte, ma bisogna andare gentilmente a portare via il cibo che si incastra lì in quella fessura. Questo come lo faccio però verso il palato? Verso il palato non penso che riesco a far No, entrare quello spazzolino là. Esiste abbiamo un un altro altro. spazzolino. Le marche, cercatele in farmacia, sono per esempio queste. Tepe, Impl, Ort, impianti, ortodonzia. Questo è uno. L'altro, Questo è spazzolino per la parte verde. linguale e palatale. Ok. Anche Implant noi care, proviamo in Moldavia ok. di aggiungere in clinica Cerchiamo così. di farvi Sì. un pacchetto magari che vi diamo in clinica direttamente con questi spazzoliti. Questa è parte dentro e parte palatale e anche linguale. Vedete com'è fatto questo spazzolino? Ha un collo storto che permette di raggiungere quella fessura che sta all'interno del palato che altrimenti sarebbe difficile da raggiungere. E ce n'è un Piano piano. altro ancora più bello che vi voglio far vedere. Chiaramente poi ci sono anche di diverse durezze, di diversi colori. C'è questo altro qua di spazzolino che è sempre della tepe. Guardate, la tepe fa degli spazzolini fantastici, veramente sono ottimi questi per andare a pulire. E guardate la punta com'è fatta. Questa punta particolare qua ci permette di raggiungere le zone veramente più complesse. Guardate questa protesi, no? Questa è la bocca del paziente. Lo spazzolino entra da questo lato. Con questo tipo di spazzolino è possibile andare a pulire, per esempio, qui dietro, che sono le zone queste più difficili da pulire. Si può utilizzare anche questo che ci ha fatto vedere il dottor Basile,
per andare a pulire questa fessura nella zona palatale e subito dietro alla lingua. Però questo risulta delle volte difficile da usare in queste zone. Allora hanno realizzato questo spazzolino apposito, puntiforme, che ci permette di andare a pulire queste zone. Ok? Questo è uno spazzolino proprio per andare in alcuni punti specifici. Poi, com'è che puliamo gli impianti dentali? Gli impianti dentali, vi ho detto tante volte, esiste in farmacia un filo interdentale che si chiama il Superfloss, che è lo stesso che viene utilizzato dai bambini che usano l'apparecchio ortodontico. Ed è un filo speciale, come questo, che ha una parte morbida, sottile come un filo, e una parte grossa che è una spugnetta. Praticamente ci sono alcune zone dove voi, se andate con la parte iniziale del filo, che è una parte rigida, questa è una parte plastificata, delle zone dove tra protesi e gengiva voi potrete inserire questo filo, e ve lo dimostro, perché molte volte mi hanno detto: sì, ma questo filo non ci entra. Dovete mettervi di fronte allo specchio con tanta pazienza, cercare qual è la zona dove questo filo entra. Vedete, io l'ho trovata questa zona, però ci possono essere delle zone dove non entra. Quando io trovo quella zona, la memorizzo e so che devo far entrare là il filo. Con la mano, con le dita, prendo questo filo dall'altra parte, che tirerò, e vedete che ho acchiappato la protesi. Tienimi Vasi per cortesia, ecco, così faccio vedere, e tirerò a questo punto il filo. In questa maniera, piano piano, la spugna mi va a lucidare la protesi tra un impianto dentale e l'altro. Questa è una cosa semplicissima da fare. Perché è utile questo filo? Perché con la spugna possiamo anche abbracciare l'impianto dentale. Vedi cosa ho fatto? Io ho preso e abbraccio l'impianto dentale e vado a lucidare l'impianto dentale. Cosa ho fatto? Ho tolto l'impianto dentale, sì. Passato il filo, non è avvitata e quindi c'è passato dritto il filo, una protesi questa appoggiata, ma la parte più importante è andare a lucidare la convessità della protesi che sta verso alla gengiva. Dunque abbiamo visto che le protesi è importante fare un'igiene meccanica e chimica, abbiamo visto tanti tipi di collutori. Sicuramente quello che funziona meglio è il Curasept, però è un po' costoso quello, che può tendere, anche se ha l'anti-discoloration system, può tendere col tempo a macchiare. Ok, se si macchia non è un problema, perché si smacchiano poi le protesi, si lucidano e si smacchiano, però siamo sicuri che almeno il primo anno i tessuti sono assolutamente protetti da infezioni. Successivamente si può passare a Listerine, più economico. Si trova dappertutto, c'è in America, c'è in Europa, c'è in Asia, ovunque. Listerine c'è dappertutto ed è economico e si compra persino al market. La sola igiene meccanica con lo spazzolino classico di una protesi come questa, capita bene che vai a pulire solamente la parte dei denti che si vede, ma la parte critica da pulire in realtà sta sotto, che è la parte di connessione tra questo ferro di cavallo artificiale e i nostri tessuti. Bisogna prima gentilmente andare a rimuovere senza farvi uscire il sangue. Ok, ci sono pazienti che ho visto che si sono procurati delle ferite andando a pulire, a sfregare là. Piano piano si va e si fanno questi movimenti gentili, morbidi, della zona vicino agli impianti e si porta via il cibo. Durante i provvisori, il periodo dei provvisori, i tessuti si quello è un bene, perché si crea uno spazio dove noi possiamo andare con l'idrogetto, il jetpick, andare a rimuovere in maniera grossolana quelli che sono i residui di cibo che si incastrano. Poi quello spazio viene colmato nelle protesi definitive, delle volte sono protesi anche che vanno in compressione sui tessuti, i primi periodi, per creare una gengiva ancora più robusta, e in quel momento sarà necessario fare dei movimenti più fini, più controllati, con per esempio questo strumento che vi ho fatto vedere. Ci sono poi delle volte in cui si creano degli spazi ancora più grandi dove possiamo utilizzare degli attrezzi come questi, che si chiamano scovolini. Gli scovolini sono delle spazzole, ci sono di tante misure. Il consiglio è: comprate all'inizio magari un kit come questo della Tepe, che c'ha un po' tutte le misure, verificate dove ci passa, se non ci passa,
utilizzate, ricordate, questo filo interdentale. I fili ci sono di tante misure, ci sono addirittura questi fili che vi faccio vedere che sono ancora più grossi, che hanno una parte, vedete qua, una parte rigida e una parte poi più grossa. La parte rigida serve fondamentalmente per arrivare nella fessura dove far penetrare il filo. Questi tipi di fili interdentali sono utilissimi perché ci permettono di lucidare gli impianti. Vedete questa parte rigida? Ok, questi sono dei fili che io non li ho mai visti in Moldavia, però è probabile che in Italia li trovate, se no comprateli su Amazon. Ok, c'è Amazon in Italia, XFLOS vi fa vedere esattamente dietro come vanno utilizzati. C'ha una parte rigida che serve per penetrare al di sotto della protesi, tra protesi e gengiva. Ricordate che la protesi non si muove, ma la gengiva la muovi, ok, la sposti, quindi questo filo in plastica passa. Dopodiché vai a lucidare con la parte, con la spugnetta, quella che è la protesi, oppure il collo degli impianti dentali. È importante che gli impianti dentali siano e le protesi lucidate e pulite, perché sennò quello che succede è che, come si sono persi i denti, c'è il rischio che si perdano anche gli impianti. E veniamo proprio adesso a quella che è l'igiene invece professionale. Questa che di cui vi abbiamo parlato fino adesso è l'igiene domiciliare. Esiste poi una igiene professionale che viene fatta quindi dal dentista, dal protesista, che si esegue con degli strumenti appositi e che il primo anno è fondamentale che venga fatta da quindi l'equipe che ha installato le protesi. Successivamente questa è una procedura che si può fare in Italia e stiamo attivando tutta una serie di incontri, di appuntamenti in Italia, cerchiamo delle città cardine dove diamo degli appuntamenti a tutti i nostri pazienti, facciamo fotografie, controllo, istruzioni e soprattutto andiamo a verificare che non ci siano dei grossi problemi sulle protesi e verifichiamo se c'è bisogno di fare l'igiene, facciamo, eseguiamo anche l'igiene. Abbiamo un'equipe di dottori che si occuperà proprio di questo, perché vanno usati degli strumenti appositi che servono proprio per questo. Ora Basile vi spiega come viene fatta questa igiene professionale. Ok, dopo 4-6 mesi, quando il paziente è ritornato in nostra clinica o in cliniche in Italia, prima si toglie lavori, questi lavori additati si toglie dalla bocca e si puliscono loro, si guarda se c'è tartaro e si spiega al paziente che non usa bene, non ha una buona igiene. Si togliono e dopo si puliscono bene i lavori con questo, si usa Airflow e dopo dobbiamo pulire anche gli impianti, gli abbattimenti. Corretto. Sì, con questa cosa. È una coppettina questa di gomma. Di gomma si mette un gel qua dentro, la clorexidina, e si va a lucidare quella che è la parte dell'impianto, dell'abutment, che allora, si vede. Lì c'è per esempio un impianto con l'abutment, si vede questo chiaramente. Sì, questo è un impianto. Vedete qua che c'è la parte che sta dentro all'osso, che sarebbe questa, ok? Quella non si tocca. Okay, quella sta dentro all'osso, è integrata, non vai a toglierlo, ma c'è la parte poi fuori che quando noi svitiamo la protesi, questa è la parte che noi andiamo a lucidare. Okay? Questa, vi faccio vedere questa. Si mette la coppettina col gel e quella si va a lucidare con questa coppettina di gomma. Ricordate che non svitatevi le protesi a casa, è il dentista che vi svita la protesi, ok? Non usate cacciaviti. Non si devono svitare sempre se sono e se c'è bisogno di svitare, se c'è tartaro, se sono macchiati, pigmentato. Questo è un esempio di una protesi che è svitata. Sì. Questa è la protesi, una volta che noi la andiamo a svitare, tac,
abbiamo la parte lucida che sta sotto, che è quella che voi lucidate col filo interdentale ogni giorno, e poi avremo noi queste parti qua, che sono le parti invece che rimangono nella gengiva del paziente, che noi andiamo gentilmente con le coppette a lucidare. Quello è un momento con questo qua, che è l'airflow. Ok, delle volte si possono anche pulire, anzi la maggior parte delle volte possiamo andarle a pulire anche senza svitarle dalla bocca. Si svitano quando si hanno grossi problemi. Quando si hanno grossi problemi, allora si svitano, perché sennò cosa succede? Se viti, sviti, viti, sviti, no, viti. Bene, sì. Che no, succede? Bene. Poi vanno si spana la vite. I vite e anche gli abutment. Gli abutment si possono rovinare. Le protesi sono avvitate, una cosa importante da dire, non sono avvitate direttamente sugli impianti, ma su delle connessioni che si chiamano abutment. Se si spana, non si spana la vite dell'impianto, ma l'abutment. E noi possiamo andare a sostituire l'abutment, quindi c'è sempre comunque una soluzione, ricordate. Ma meno lo svitiamo, l'abutment meglio. Vedete, questo qua è praticamente l'abutment che si avvita sopra l'impianto dentale. Però mi serve l'altro di impianto dentale, quello a esagono esterno. Eccolo lì. Quello là. Questo sarebbe l'impianto esagono esterno, si posiziona che cosa? La vite sopra l'abutment, sopra all'impianto dentale. Io vado qua a stringere, giusto per darvi un'idea, vedete che l'impianto, sopra l'impianto c'è montato un altro pezzettino, che è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere, perché questo è veramente interessante. Questa è la chiave poi dei lavori di qualità. Questo è un altro pezzettino di roba che viene montato sopra l'impianto. Questo si chiama l'abutment. Se si spana qualcosa, si spana questo. Okay. Noi a questo punto cosa facciamo? Questo lo prendiamo e lo svitiamo via. E mettiamo che cosa? Uno nuovo ne mettiamo. Questo si svita. Vedete che è un pezzetto accessorio in più che si può togliere, sostituire. E chi lo paga questo? Paziente lo paga. Ok, quindi meno lo svitiamo, questo meglio è, perché è un qualcosa che costa questo, conviene non rovinarlo. Questi pezzi qua, ok, è raro che debbano essere sostituiti, veramente sono cose che capitano quasi mai, possiamo dire, perché che si spana e non si spana, succede, vi ho detto, se si svita tante volte. La protesi si svita solo in caso d'emergenza, in caso d'emergenza. Ma può essere svitata, riavvitata, almeno io penso una decina di volte, prima che si spana la vite e quindi vada sostituito l'abutment. Questo è uno dei motivi per cui le protesi devono essere avvitate, perché negli anni bisogna poter fare la manutenzione della parte artificiale. Questa non è... la bocca dovete immaginare che è come un mortaio, no? Un mortaio dove trituri il cibo. Sono due cose artificiali che avvitiamo in bocca che servono a battere il cibo tutti i giorni, a mangiare. Tic, 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 tic. Si usurano, si possono usare, si possono rompere, si possono sporcare, quindi bisogna pulirle. Per non romperle bisogna limitarsi con la durezza dei cibi che si mangia, bisogna farne un uso corretto, perché sono praticamente due tritacarne artificiali in un ambiente dinamico, soggetto a acidità. C'è in più chi ci fuma su questi pezzi artificiali, e noi a chi fuma che gli facciamo? Gli togliamo la garanzia. Gli togliamo la garanzia, ok? Non fumate, se no vi togliamo la garanzia, perché le macchie di fumo sulle protesi si vedono. Si vedono? Sì, certo. Si riconosce subito se un paziente fuma. Ok, no, siate responsabili perché avete in bocca delle cose artificiali che non c'entrano nulla con la natura. Questa non è innervata, e quindi se stai andando a tirare il cibo con i denti davanti, questi si rompono, il cervello non ha un feedback di quanto forte stai tirando, e quindi c'è il rischio che superi il limite di flessione dei materiali e si verifica la rottura. Il cibo com'è che si mangia? Si usa il coltello. C'è una regola, per esempio, coi provvisori. Se qualcosa la riesci a tagliare con la forchetta, quello lo puoi mangiare senza il coltello, ok?
che con i provvisori cercate di evitare cibi duri che dovete usare il coltello, significa che quello non lo puoi mangiare. Con Basile invece dice, se qualcosa come quello, se non lo puoi prendere in mano, allora lo puoi mangiare. Cose liquide, cose morbide e liquide, quello potete mangiare con i provvisori. Servono solamente a sorridere, parlare e a far guarire le gengive i provvisori. Ok, non sono né belli né estetici, perché non viene fatta la pianificazione estetica e non si può mangiare niente di più duro di un uovo sodo. Okay? L'uovo sodo si può mangiare, la bistecca no, con i provvisori. Si può fumare? No, neanche. Niente. Guai, okay. Perché se no vi togliamo la garanzia. Cercate allora in farmacia, facciamo un recap. Tepe, ok, prendetevi questo spazzolino qua, ok, fateglielo vedere col collo così. Poi vi prendete quest'altro spazzolino per pulire la fessura che c'è tra la protesi e i denti, tra la protesi e la gengiva. Questo qua se lo trovate a punta, ok, con la punta sottile, e in più vi prendete che cosa? I fili della Oral-B che si chiamano Super Floss. Se no andate su Amazon e comprate questo, X-Floss. Oh, I don't X, ok, prendetevi questo perché questo è proprio il top. Ma vedete che la differenza tra il Super Floss, la spugnetta del Super Floss e la spugnetta di quegli altri, c'è una differenza, ok? Delle volte magari se sono molto sottili le protesi conviene utilizzare questa spugnetta. E poi devo dire che comunque il lato negativo di questa spugnetta è che è un po' abrasiva. Questa invece è una spugnetta un po' più morbida, più vellutata, e quindi c'è il rischio che questa, che quest'altra del Super Floss un pochino vi possa abbradere la gengiva. Non utilizzate molta forza perché sennò rischiate di farvi male. In maniera gentile dovete esplorare quelle che sono le zone di spazio di intersezione tra gengiva e protesi, dove può entrare questo, la parte rigida di questo filo. E il filo gli dite quello che usano i bambini per gli apparecchi ortodontici, okay? quel filo là gli dovete dire all'ortodontista. Che dire, c'è qualcosa che vuoi raccomandare ai nostri pazienti? Pazienza e una buona igiene. Una buona igiene a tutti. Un saluto qua dal Portogallo e noi torniamo a lezione. Ciao, ciao.